Se potete, evitate di prendere l'auto, aveva avvertito l'assessore al traffico Giorgetti. E infatti oggi è stata una giornata difficile per le strade di Firenze, già normalmente ingolfate in questi giorni per pitti uomo. Questo si è aggiunta alla chiusura delle cascine per Firenze Rocks, il più importante festival italiano e tra i maggiori in Europa, che si svolge alla Visarno Arena fino al 16 giugno. Una 4 giorni di musica e divertimento a forte concentrazione di rockstar. Già dal pomeriggio una folla di giovani ha iniziato a dirigersi verso il Visarno per i Tool, nella loro unica data italiana, gli Smashing Pumpkins, i Dream Theater, Bad Flower e Skin Red. E c'è chi è venuto anche da molto lontano. Where are you from? Los Angeles, California, baby! We're here to see Tool! Yeah! Rock and roll, baby! Yeah! Porto Sant'Elpidio. Apposta per? I Tool. Da Austin, Piemonte. E stasera apposta per i Tool? No, anche gli Smashing, tutte e due, dai. Prossimi anche giorni rimanete? No, solo oggi. Milano. Apposta per stasera? Tool. Mi piacciono molto i Dream Theater, l'ho sentito già 4 volte, quindi li sento volentieri anche questa sera. Gli Smashing Pumpkins la prima volta, ma sono qui per il Cure. A che ora siete arrivati? Troppo da poco. Ah, vabbè, con calma. Sì. Traffico a Firenze? Incredibile. Però ce l'abbiamo fatta parcheggiare. Oh, miracolo. Domani sarà la volta dell'attesissimo Ed Sheeran, sabato Eddie Vedder, domenica chiuderanno i The Cure. Per il traffico la giornata peggiore sarà sicuramente quella di domani. Oltre a Firenze Rocks, durante tutta la giornata sarà attiva la logistica impegnata nel disallestimento di Pitti Immagine Uomo alla Fortezza, con 500 mezzi, pesanti e leggeri, in movimento. Inoltre domattina è in programma la manifestazione nazionale del sindacato FIOM CGL. Di nuovo, l'appello dell'assessore Giorgetti è di evitare di prendere l'auto.